Dopo la sconfitta di 4 giorni prima al Benelli di Ravenna, il Rimini era atteso alla risposta. Al Neri arriva l'ostico Alcione Milano, che a domicilio aveva rifilato ben 6 reti all'Athletic Carpi. Tra i biancorossi manca ancora Tomasini, si spera di recuperarlo nel giro di 14 giorni, mentre l'Alcione Milano, forte dei suoi 40 punti classifica da neopromossa, schiera in avanti l'ex San Maurese Francesco Mannuzzi. Arbitra la gara Lorenzo Maccarini della sezione di Arezzo, coadiuvato da Lucio Marcherini della sezione di Prato e Filippo Pignatelli della sezione di Viareggio. Terna, dunque, tutta Toscana. Dopo 7 minuti di gioco, il Rimini si rende pericoloso dalla bandierina con questo colpo di testa di Carboni terminato a lato. Sempre dalla bandierina, due giri di lancette dopo ci prova anche Piscitella, conclusione fuori misura. Gaburo dà le prime indicazioni ai suoi e il Rimini risponde presente nell'immediato. Siamo al 20° quando Andreis pennella al centro, dove Gabbianelli fa da sponda per la corrente Mencagli, che sotto misura non tradisce l'appuntamento con la rete. 1-0 per il Rimini. L'attaccante festeggia la rete con i propri compagni prima di dedicare la marcatura a Carlo Cherubini, club manager della formazione biancorossa. 6 minuti più tardi, Andreis cerca l'Eurogol sulla traiettoria e trova un compagno a fare da scudo alla formazione ospite. È sempre soltanto Rimini. Piscitella prova la conclusione a giro, ma nulla da fare. E sull'altro versante, l'Alcione Milano crea la palla più limpida dei primi 45 minuti di gioco con Mannuzzi. Maietta controlla la sfera, accomodarsi sul fondo. Al 40° invece, Vinci risponde da campione su questa botta, colpo sicuro a cura di Tanasa. Gabbianelli su fine di tempo schiaccia troppo la conclusione, che si perde abbondantemente a lato. Squadra a riposo sull'1-0. Nella ripresa il Rimini cala fisicamente, ma crea la sua prima palagol al minuto 11 con Averi, ma Vinci smanaccia. L'Alcione Milano al 24° recrimina da questa punizione battuta da Morselli, la palla sbatte sul palo. A Bangal riesce il tapin vincente, ma secondo i guardaline l'attaccante si troverebbe dinanzi alla linea difensiva e quindi in posizione di offside. Gol dunque annullato. Il Rimini reagisce, sfiora i raddoppi in almeno altre due circostanze. Il protagonista è sempre lo stesso, il numero 7 Simone Tonelli. L'ex Sant'Arcangelo è sfortunato nella prima occasione quando centra il legno alla sinistra di Vinci. Nel secondo caso, servito sempre da Piscitella, chiama Vinci all'intervento alla garella. Goffo ma efficace. L'Alcione Milano rimane in piedi fino all'ultimo secondo dei 5 minuti di recupero e con Bangal chiama l'intervento a terra Marietta. Termina qui una gara importantissima per i biancorossi, sempre più vicini al pass della Serie C.